Siamo in un posto meraviglioso, veramente stupendo, stupendo. È molto bello. Iniziamo? Bello, sì. Ma penso, mi sentite tutti tanto, vabbè, no? Vai, ce l'abbiamo. Eccoci. Allora, buon pomeriggio a tutti e grazie mille per essere venuti qui per la presentazione del libro La voce di Iside di Claudia Conte. E io, mi conoscete tutti, per quei pochi che non mi conoscono sono Edoardo Venditti, presenterò questo incontro, dopodiché lascerò la parola alle nostre ospiti. E, Claudia Conte è una giornalista, un'opinionista, una scrittrice chiaramente, e presenterà appunto questo suo libro che è stato pubblicato quest'anno nel 2024. Vittoriana Abate è una giornalista e una presentatrice della RAI, quindi un volto noto e autorevole della nostra rete di servizio pubblico, che modererà l'incontro. Solo due parole su questo libro. Claudia Conte tra l'altro ha avuto modo di presentarlo poche settimane fa a Viterbo nell'ambito di Ombre Festival. E è un libro molto interessante, molto coraggioso ed estremamente attuale, non solo perché chiaramente è stato pubblicato nel 2024, ma per le tante tematiche che affronta e che secondo me meriterebbero più spazio nella stampa, meriterebbero di essere affrontate maggiormente anche dalle istituzioni e dall'opinione pubblica. Perché? Perché in questo libro c'è innanzitutto il disagio psicologico di tanti giovani della generazione Z, disagi psicologici che sono aumentati esponenzialmente dopo la pandemia. Leggevo qualche mese fa che a seguito appunto delle restrizioni dovute dal Covid, oltre il 50% degli adolescenti aveva poi sviluppato delle forme di disagio. E c'è chiaramente la volontà di indagare la generazione Z, che è una generazione verso la quale noi molto spesso puntiamo il dito, ma non facciamo abbastanza per comprenderla. Non sappiamo chi sono questi ragazzi, che cosa vogliono, quali sono le loro risorse, le loro debolezze e fragilità. Quindi c'è in questo libro la voglia di capire bene questa generazione, che è una risorsa molto importante. E poi c'è la potenza e la bellezza della rete del terzo settore e del volontariato, che è un incredibile strumento, il volontariato del servizio civile anche, sono incredibili strumenti per riacquistare quella dimensione comunitaria che un po' stiamo perdendo. E non è neanche un caso che questo libro l'abbia scritto Claudia Conte, perché è una giornalista che da sempre indaga tematiche sociali, da sempre si occupa di politiche giovanili, è molto attenta alla promozione dei diritti internazionali e è attenta soprattutto anche alla questione femminile. Ricordo che tra i tuoi format c'è, se ricordo bene, Women for Freedom, che si occupa di sostenere la lotta delle donne in quei paesi dove sono più vessati, sì, Iran, Afghanistan. Poi le donne in guerra, ovviamente, sì. Anche le donne vittime di violenza in Italia. Quindi io lascio la parola a voi e buona chiacchierata. Grazie. Allora, è veramente in poche battute colpito nel segno, perché sono questi dei messaggi importanti che volevo che arrivassero, quindi grazie intanto per questo e grazie a voi per avermi sfidato il caldo ed essere oggi qui a parlare ai giovani, ma penso che sia importante perché i giovani siamo noi, cioè sono i nostri figli, i nostri fratelli, i nostri nipoti, il nostro futuro, e quindi dobbiamo creare una società che metta al centro bambini e giovani. Però passo subito la palla alla mia amica Vittoriana Abate, facciamole un grande applauso direttamente da Porta a Porta oggi qui con noi. Grazie Claudia e grazie per la bellissima accoglienza ricevuta in un posto magico. Non conoscevo questi luoghi, io sono salernitana, quindi insomma sono arrivata a Roma per lavoro un po' di tempo fa, però ecco, questi luoghi veramente meravigliosi mi erano sconosciuti. E non è un caso che Claudia ed io siamo qui oggi pomeriggio insieme, perché siamo due donne impegnate nel sociale, ma impegnate per un discorso non soltanto legato alla professione, che pur ci appassiona, che pur ci dà quella spinta, quell'energia, ma legate proprio dall'impegno di voler fare qualcosa di buono. Adesso ne parlava prima, io
penso che il messaggio di Claudia sia un messaggio che passa attraverso la voce di Iside e attraverso, appunto, come dicevo, un'intera generazione che è la generazione Z, una generazione che facciamo fatica a comprendere, ad intercettare, perché per un motivo molto semplice. Siamo arrivati, diciamo, noi a confrontarci con questa generazione quando loro erano impegnati a confrontarsi con questo. E con questo strumento meraviglioso che ci rende la vita molto facile, che ce la rende accessibile a tantissimi livelli, e che però ci ha portato una distanza abissale rispetto al dialogo, perché poi quello che Iside reclama, che Iside urla nel silenzio, perché Iside è una diciottenne che si è chiusa nel silenzio, vero? Claudia, in realtà è l'urlo di chi chiede attenzione. Allora, partendo da questo punto, io rivolgo a Claudia la prima domanda. Qual è l'attenzione che manca, secondo il tuo punto di vista, proprio sulla base della tua inchiesta, fatta attraverso le interviste, attraverso gli incontri con i giovani, con gli adolescenti? Secondo te che cosa manca? L'attenzione, ma qual è proprio la richiesta più urgente, cioè l'emergenza di questa generazione, qual è per te? Grazie per la domanda. Ci tenevo anche a ringraziare il comune di Bassano Venteverina, c'è qui il sindaco e ringrazio e saluto, c'è il procuratore Massimiliano Siddi, importante la sua presenza oggi qui, il senatore Umberto Cusco, direttamente da Viterbo, e Flaminia Donnini, dirigente della Digos, quindi abbiamo delle figure molto autorevoli e sono qui perché questo è il problema dei giovani, riguarda tutti i settori della vita sociale e ognuno di noi può impegnarsi in questo senso. Io credo che l'Italia non sia un paese per giovani, in particolare non sia anche un paese per bambini. I bambini non sono mai al centro della nostra attenzione e lo dimostra, insomma, il fatto che purtroppo tanti giovani preferiscono andare all'estero e qui lamentano la carenza di reali opportunità dal punto di vista occupazionale, sotto diversi punti di vista, anche, diciamo, nel nostro settore. Parlo per me, ovviamente non mi sbilancio a parlare con lei, però nei vari talk show non c'è presenza giovanile, non ce n'è abbastanza. Sono pochissimi, io sono spesso ospite nelle varie trasmissioni, mi sento una miracolata perché ho 31 anni e diciamo che la maggior parte degli opinionisti ne hanno 50, 60. E io questa cosa la dico spesso, dico: ma ce ne sono tanti di giovani bravi, perché non vengono invitati in queste tre? Vengono invitati soltanto per essere distrutti, demoliti, in trasmissioni in cui vengono, no? Neanche invitati perché sono una persona, no? Per il loro nome, Mario Rossi, ma perché sono esponente di Baby Gang oppure trapper. Questo non va bene, perché non si crea il dialogo con i ragazzi, un dialogo intergenerazionale, si crea soltanto una frattura, una rottura, una mancanza di dialogo, di incomunicabilità. Quindi i giovani quello che cercano invece è essere ascoltati, capire questo disagio così grave da dove proviene. Sicuramente con il Covid questo libro l'ho scritto in pandemia. Perché l'ho scritto? Cioè, ce ne stanno tanti di libri nuovi, no? Ci sono più scrittori che non persone che leggono ormai, perché secondo me il libro deve uscire quando c'è un'urgenza, e l'urgenza c'è perché siamo inorriditi tutti dalle scene, dai stupri di Caivano, stupri di Palermo, le baby gang a Milano, ma sono tanti i casi che vedono i ragazzi protagonisti, droga, spaccio di droga, e allora come mai siamo arrivati a questo punto? Claudia, ti fermo perché tu hai messo l'accento su una parola secondo me fondamentale, il dialogo. A questo proposito io vi richiamerei l'attenzione su un dialogo che ha fatto scalpore in questi giorni e che avete sicuramente letto o visto nei TG. Il dialogo tra il padre di Filippo Turetta e suo figlio in carcere. Siamo fuori dalla generazione Filippo Turetta, intorno ai 20 anni, però siamo in quella, diciamo, ambito lì. Allora, quel dialogo, seppur condizionato, influenzato da una circostanza terribile che era quella di trovarsi di fronte a un figlio che aveva commesso un'azione terribile, che quindi il rischio, come dice il papà, era quello di vedere un figlio che si sarebbe potuto suicidare, eccetera, eccetera. Però da quel dialogo noi dobbiamo cogliere alcuni elementi.
perché il dialogo del pare di Filippo Toretta ha fatto scalpore? Perché c'è una, neanche tanto sottile, ma un'evidente in quel caso, volontà di minimizzare delle azioni negative del figlio. E questo perché evidentemente, e ce lo siamo chiesti in tanti, ma credo che potrebbe essere questa la spiegazione, dietro quel femminicidio c'è soprattutto un'assenza di dialogo. Perché? Perché vi dico questo? Poi Claudia, magari, cioè, chiaramente voglio sentire la tua impressione. La mia, da cronista che segue da oltre 25 anni la cronaca nera giudiziaria, vi dico che un femminicidio del genere io non l'avevo mai visto, nel senso mai visto come cronista. Ma quel ragazzo ha manifestato un disagio all'interno del nucleo familiare, dormiva con un orsacchiotto, perché non ci si è fatti delle domande? Adesso io non voglio colpevolizzare la famiglia di Toretta, però voglio puntare l'accento, l'attenzione, i riflettori, voglio accendere un faro sul discorso del dialogo. Perché Claudia, quell'omicidio è maturato all'interno di un ambito familiare, nel senso che Filippo Toretta viveva con la famiglia e Giulia era una ragazza sua coetanea, entrambi frequentavano l'università, lui giocava a basket con gli amici, insomma erano le cosiddette persone normali, cioè lui era un bravo ragazzo, apparentemente. Allora la domanda che faccio a Claudia, tu mi parlavi di baby gang, mi parlavi di quartieri difficili, mi parlavi di ragazzi che vengono, diciamo, parliamo di modelli negativi, però chiediamoci dietro quei modelli, perché dietro quei modelli ci devono stare delle responsabilità, cioè quali sono le responsabilità di questi modelli che purtroppo noi scopriamo agli onori della cronaca troppo spesso? Domanda interessantissima, da te me l'aspettavo. No, allora, riguardo il caso specifico di Filippo Toretta, spesso i ragazzi hanno una doppia vita. Mi viene in mente anche un caso eclatante di alcuni ragazzi che tutti i giorni, quotidianamente, lanciavano delle pietre nella casa di alcuni anziani. Tutti i giorni. Allora, io dico, ma possibile che nessuno si era mai reso conto di questo? Oppure che Filippo Toretta o tanti altri, no, ragazzi, anche in Pagnatiello, ma sono tantissimi i ragazzi coinvolti in queste scene di violenza. Dico, nessuno si è avuto prontezza di capire che c'era un disagio, che c'era un disturbo mentale, perché in alcuni casi c'è anche il disturbo mentale. Forse è perché c'è uno scollamento, cioè, nella famiglia c'è poco dialogo, c'è poca attenzione nei confronti dei ragazzi, è più facile dire di sì che dire di no, quindi i ragazzi non sono più pronti alle sconfitte, alla sofferenza, sono aumentati anche i casi di suicidio giovanile, perché di fronte a una difficoltà non si affronta nel modo giusto, perché non si ha anche la guida accanto che lo fa capire. Oggi mancano le figure di riferimento, le figure portanti nella vita dei ragazzi, quali sono? La famiglia, senza dubbio, anche la scuola, la scuola è depotenziata, lo sappiamo bene che spesso i genitori, i docenti hanno paura di correggere i ragazzi perché rischiano aggressioni e rischiano denunce da parte dei genitori, dei ragazzi che tendono a difenderli sempre, quindi hanno meno autorevolezza, senza pensare al fatto che spesso gli insegnanti, no, insomma, svolgono un lavoro fondamentale, ma non sono abbastanza gratificati in questo. Quindi le figure di riferimento della società, abbiamo qui la dirigente della DIGOS, anche le forze dell'ordine, spesso subiscono attacchi, insulti, nonostante loro svolgono anche un lavoro importante di prevenzione, cioè sono accanto alle persone, noi quando vediamo qualcuno in divisa dovremmo essere contenti e dire meno male che ci sono loro, perché ci tengono, no, lontano da possibili situazioni di difficoltà. E invece no, oggi, ieri è stato firmato un protocollo tra la RAI e le forze armate per promuovere una cultura invece dei valori che incarnano le forze armate. Subito l'attacco, l'accusa di molti giornalisti è stato
la RAI vuole diffondere messaggi di odio. Io dico, non è questo il modo giusto di affrontare le cose, vanno spiegate, perché altrimenti poi troveremo i ragazzi che insultano la polizia, che hanno una... Io sono figlia di poliziotto, ho visto mio papà che cosa faceva, usciva di sera. Il loro stipendio non è altissimo, no, lo sappiamo, sono persone che invece fanno grandi sacrifici e rischiano, perché è un lavoro difficile, anche uscire di notte, mentre no, gli altri sono con le famiglie, loro escono di notte, il sabato sera, e vanno a cercare chi si comporta male e tutelano l'ordine pubblico e la sicurezza. Quindi è tutto un po' invertito. Io ti faccio una domanda, Claudia. E poi un'altra cosa, scusa, le parrocchie, anche questo è un altro. Prima il parroco era una figura centrale nella vita, nell'educazione dei ragazzi, allontanavano anche dalla criminalità, no? Si andava in parrocchia, si facevano tante attività ricreative, sportive, che di fatto sono antidoti sociali. Io in questo libro, poi però forse ci arriveremo, propongo una cosa, che è il volontariato. Sì, beh, cioè, ma io mi fermerei un attimo sulle agenzie educative, mi fermerei sui tre pilastri che tu hai giustamente individuato come fondamentali rispetto a quella che deve essere l'educazione, la crescita, il percorso di ogni ragazzo. Partiamo dalla famiglia. Allora, che cosa succede nel rapporto tra padre, madre e figlio? Allora, dove si interrompe la comunicazione secondo te? Cioè, dove c'è lo strappo? Perché in realtà lo strappo c'è, ci viene comunicato spesso, perché quando noi ci confrontiamo con la cosiddetta generazione Z ci rendiamo conto che c'è un livello di conflittualità anche all'interno della famiglia, e c'è quello che tu definisci una sorta di chiusura, di autochiusura, cioè l'iside che cosa fa? Si ammutolisce praticamente, si chiude nel silenzio, perché evidentemente comunicare con i genitori fa male, perché comunicare con la società le crea evidentemente un disagio, e questo silenzio, cioè dove si interrompe secondo te la relazione tra padre, madre e figlio? Tanto abbiamo anche un tema, che è quello della bassa natalità che ha, sì, questo paese, perché l'Italia purtroppo è il paese in Europa in cui la natalità è più bassa, quindi questo ci fa capire anche che è un approccio culturale che forse no, dovrebbe essere rivisto, appunto fare figli non è una priorità, l'Italia non è un paese per bambini, quindi anche chi lo fa forse... No, non ci crede davvero. Sei partita, non c'è un grande, cioè significa impegnarsi, queste sono scelte, fare famiglia, che ti cambiano la vita, e forse l'Italia è una società che non aiuta anche molto le donne a conciliare vita lavoro. Io per esempio sogno di avere una famiglia, no? Solo che a un certo punto sei ad un bivio, allora che faccio? Continuo con la carriera oppure mi fermo? Perché so che tanto non sono assolutamente sostenuta da nessuno, quindi aiutati che Dio ti aiuta. Quante ragazze oggi sono disposte a fare questa rinuncia? Fare famiglia significa impegnarsi, è un sacrificio importante, che non dovrebbe essere una rinuncia, dovrebbe essere una cosa normale. In Europa è molto diverso questo. Voi lo sapete che siamo all'87esimo posto nella classifica del gender gap, cioè l'Italia praticamente sta peggio nella Namibia dell'Uganda, cioè questo vi dà la misura di quanto la disparità nel mondo del lavoro tra uomo e donna in Italia sia fortissima. Io ho intervistato proprio questa mattina una donna, un'imprenditrice, che con una carriera in forte ascesa diventa madre di due figli, benissimo, viene licenziata perché non era più performante, perché le sue prestazioni evidentemente erano, diciamo, per occuparsi dei figli, diminuite rispetto a quello che erano i parametri e lo standard di questa multinazionale. Ma questo è, come dire, l'aspetto finale di qualche cosa che c'è all'origine, perché quando parlavi appunto del rapporto con i bambini, allora io faccio la domanda a Claudia, ma poi la rivolgo anche a voi, e voi questi ragazzini, perché insomma li vediamo tutti, non lo so, prima c'era il muretto, Claudio, tu forse il muretto, non lo so, no, io l'hai vissuto il muretto, allora io mi ricordo il muretto, cioè noi andavamo a riunirci, Claudio e io abbiamo qualche anno di differenza, però insomma il muretto fa parte della mia generazione, non so il tuo muretto,
Comunque il muretto diventava il punto di riferimento in cui ci si incontrava, non so, c'era da bere una Coca-Cola, ci si vedeva con i motorini. Allora, oggi qual è il muretto? Il muretto sono i telefonini. Cioè, voi dovete vedere questi ragazzini di 10 anni, 11 anni, Claudia, poi insomma, cerchiamo di approfondire, completamente incollati ai video. E ne parlavamo in macchina. Quali sono i nuovi modelli? Quali sono i nuovi modelli? I tutorial veri, appunto, allora, la costruzione dell'identità dei ragazzi, no? Avviene, lo abbiamo detto prima, già nell'infanzia, per quello ci tengo i bambini. Papa Francesco, per esempio, ha istituito quest'anno la giornata mondiale del bambino e io credo che sia un qualcosa di simbolicamente molto importante, perché c'è sempre stata la giornata della gioventù, però partire dai bambini è un qualcosa che aggiunge e ci fa capire che è priorità, sia perché è importante farli e sia perché è importante crescerli, trasmettergli i valori. E se noi li lasciamo soli, qual è il rischio? Che loro vadano a cercare da soli dei modelli di comportamento, delle guide da seguire. E dove le vanno a seguire? Le seguono sui social, che sono i nuovi tutorial. Allora, io non sono assolutamente contraria ai social, li utilizzo tutti i giorni, ho un bellissimo rapporto con i follower, però dico questo, non vanno lasciati soli. Quindi l'utilizzo del... non si può andare controcorrente, perché ormai siamo nell'epoca, nella rivoluzione dell'intelligenza artificiale, quindi come si può arrestare questo fenomeno che non dipende assolutamente da noi, ha dinamiche e menti molto però più alte. Si può sicuramente accompagnarli in questo processo, almeno di discernimento, di capire chi incarna dei valori positivi, chi non li incarna, anche le serie televisive, Gomorra... io non sono per censurarle, perché ci mancherebbe di dire, cioè, la libertà è importantissima, però accompagniamoli e facciamogli capire che il camorrista è camorrista, il poliziotto è poliziotto. Non si può invertire questo parametro, no? Ieri mattina ho incontrato il ministro Valditara per una chiacchierata, per un'intervista, eccetera. E lui ha usato delle espressioni, secondo me, che io ho trovato molto interessanti. Cioè, bisogna, perché parlavamo di scuola, parlavamo di bullismo, che è un'altra di quelle emergenze di cui dobbiamo assolutamente, come dicevi tu prima, chiacchierando in macchina, noi dobbiamo tenere i riflettori accesi sulle problematiche che riguardano i giovani, che riguardano le donne, che riguardano i bambini, perché il bullismo è un altro di quei fenomeni che purtroppo... può arrivare a un epilogo tremendo come il suicidio, perché ne abbiamo sentiti tanti. Io ho intervistato proprio recentemente una mamma il cui ragazzino, 15 anni, si è lanciato dalla finestra perché veniva bullizzato a scuola perché portava i pantaloni rosa, insomma, quindi bullismo. E quindi con il ministro Valditara abbiamo affrontato un po' di tematiche legate ai ragazzi e lui ha detto una cosa molto importante dal mio punto di vista: bisogna insegnare ai ragazzi che esiste il male ed esiste il bene, che è un punto di partenza secondo me semplice, anche se possiamo dire banale, ma fondamentale, perché secondo me abbiamo perso dei riferimenti, Claudia, cioè abbiamo perso il riferimento del bene e quello del male in qualche modo ha prevalso. Il confine a volte è sottile, no? Allora qual è il bene e qual è il male? Sicuramente la legalità è un qualcosa che è sotto gli occhi di tutti, no? Il rispetto delle regole, il rispetto dell'altro, il rispetto dell'ambiente, il non accettare nessun tipo di violenza e condannarla in maniera forte. Quindi ci sono dei punti che vanno assolutamente insegnati, ma subito, già nei primi anni, no? Per quanto riguarda il bullismo, qui in questo libro magari raccontiamo anche un pochino la storia, brevemente, siamo anche per questo. Allora, ho voluto rappresentare una forma di disagio diversa, quindi non è quella del ragazzo violento, di cui abbiamo parlato praticamente fino adesso, ma è invece dei ragazzi che si chiudono in se stessi. Non so se avete mai sentito anche il fenomeno degli hikikomori, qualcuno sì. I comori sono dei ragazzi che per anni si chiudono nella loro cameretta senza avere contatti con nessuno, neanche con i genitori.
purtroppo è un fenomeno che è arrivato anche in Italia e questo mi ha allarmato, ho detto ma stiamo andando anche noi in questa direzione, è sicuramente un'esagerazione, ma non è un'esagerazione il fatto che tanti ragazzi si chiudono in un mutismo selettivo, quindi preferiscono piuttosto che uscire con gli amichetti e stare sul muretto, chiudersi nelle proprie camerette, quindi rifuggire qualsiasi tipo di contatto con i coetanei o anche con i genitori e preferire insomma chiudersi dentro. Allora Iside dopo la pandemia si chiude in se stessa, quindi preferisce essere in camera e diventa anche impermeabile ai sentimenti, e questo è un altro tema interessante. Oggi tanti giovani si rendono impermeabili, quindi non vogliono saperne niente anche del dolore, della sofferenza, e lei appunto è impermeabile, non soffre, non è né felice né triste, è così. Non ha sogni, questo è un altro tema gravissimo dei ragazzi. Io spesso incontro, adesso questo libro nasce per andare nelle scuole, quindi sono pochi in realtà gli incontri che faccio come questo, sono tanti quelli che vedono protagonisti ragazzi di 15-16 anni che leggono il libro, vengono pronti, lo hanno letto e ci si confronta insieme su questi temi, anche prendendomi critiche, che io poi li stimolo, no? Perché voglio svegliarli, voglio fargli capire che devono prendere un po' in mano la loro vita. Comunque la costante è che non hanno sogni, non hanno un mordente, non hanno obiettivo nella vita, e questo è grave, è gravissimo, che è il sogno che ti spinge ad impegnarti, no? Non dico, no, il senso di responsabilità sociale, civile, anche quello è qualcosa di importante secondo me, cioè, noi proveniamo da chi ha perso la vita per lasciare oggi una società libera, una società democratica, per darci il diritto di voto, loro sono morti per darci il diritto di voto, noi non andiamo a votare, siamo arrivati veramente a un paradosso, no? Come mai siamo arrivati a tutto questo? Risvegliamoci un po', ripristiniamo la cittadinanza attiva, dobbiamo essere attivi, no? Attori, non passivi e stare a guardare quello che accade, e loro lo devono capire questo, secondo me. Comunque lei a un certo punto assiste, chiusa in se stessa, un giorno assiste a una grave scena di bullismo che vede protagonista suo fratello, lei non riesce a reagire, quindi non riesce neanche ad aiutare suo fratello perché è talmente paralizzata e persa nel suo mondo che non riesce a reagire, però da lì succede qualcosa, quindi capisce, conosce, però lei ha dovuto conoscere le emozioni, conoscere la paura, conoscere la violenza, conoscere la sofferenza, per anche intraprendere invece il cammino della responsabilità sociale, del coraggio, della forza interiore e anche della solidarietà. E da lì poi succede qualcosa, una rivoluzione, no? Però se non avesse, con Madre Teresa di Calcutta diceva, anche la sofferenza è importante, quando la incontri, no? Affrontala, abbracciala quando vieni, attraversa. Che ha qualcosa da dirti, significa che ti renderà più forte. Senti Claudia, sono curiosa di sapere, perché poi lo svegliamo tutto nel libro, nel senso che cerchiamo di capire poi il destino di Iside. Però prima di capire questo, io vorrei chiederti, quando hai appena detto che incontri questi ragazzi, e su quale piano avviene il confronto? Cioè nel senso loro ti fanno delle domande o cercano delle risposte? Nel senso cercano delle risposte oppure si aspettano magari che tu faccia loro delle domande? C'è uno scambio reciproco oppure cioè, li senti assenti rispetto agli stimoli che dai loro con il tuo libro, con gli argomenti che offri? Cioè i ragazzi reagiscono, vengono sollecitati dal tuo libro, da quello che dici, oppure li avverti, li percepisci assenti? Anche questo, no, è un excursus, parte in un modo e finisce in un altro. All'inizio molti ragazzi vanno per perdere le due ore di scuola, no? Lo facevamo anche noi, cioè vabbè, perdiamo due ore di scuola. Però il bello è che l'ho fatto inserire anche grazie al mio editore, De Me Eventi Culturali, loro sono molto bravi perché cosa fanno? Hanno una collana proprio dedicata ai giovani, qui ci sono anche altri autori, c'è Dacia Maraini, c'è Lia Levi, quindi loro fanno leggere il libro prima dell'arrivo dell'autore, e questa è una cosa importante, certo. Perché nel momento in cui arrivi i ragazzi già sanno di cosa stai parlando e ti possono fare delle domande, quindi questo è un approccio importante, positivo, no? Invece andare lì e questi non sanno chi sei, che hai scritto, rimane, no? Quindi va preparato l'incontro con l'autore, quindi
fermo restando che loro sanno di cosa stiamo parlando, quindi si aspettano un po' di affrontare determinati temi, tuttavia all'inizio pensano sempre, ok, stiamo perdendo 2 ore, quindi stiamo lì, ascoltiamo, giochiamo col cellulare nel frattempo, quindi farli diventare attivi nella situazione non è facile, vanno scossi, e per scuoterli bisogna scendere a loro... non scendere, cioè insomma non essere adulto in quel momento, no? Devi ragionare come il bambino, come il ragazzo, come l'adolescente, e quindi parlare dei loro temi. E io li provoco anche, per esempio, dico, allora, se quello che vi dico non vi piace, fate boh, vi racconto questo episodio. Allora io ho detto, a me i trapper non mi piacciono, e allora molti di loro hanno fatto boh. Va bene, benissimo. Chi ha detto boh, qualcuno vuole venire, così affrontiamo insieme questo tema. Ottimo. Qualche coraggioso è salito e abbiamo iniziato a parlare di questo tema. All'inizio loro dicono, ah, è bello, mi piace. Dice, ok, ma tu hai letto bene il testo? Hai visto? A una ragazza l'ho detto, hai visto che le donne vengono definite bitch? Ti sembra carino che un ragazzo ti chiami bitch in questo modo? Cioè, non ti sembra? Questa ragazza ha detto sì, è vero, non lo voglio ascoltare più. E io ho detto, no, non è che non la devi ascoltare, ascoltala, però sappi che sta dicendo queste cose, quindi noi siamo contrari, no? A qualcuno che tratta male una donna, perché poi che cosa può succedere, quello che è successo a Giulia, certo, quello che è successo. Certo. Quindi bisogna portarli, no? A ragionare, alla fine sono loro stessi a dire, dicendo, non lo voglio più ascoltare. Perché tu stai puntando un altro, stai puntando l'attenzione su un altro aspetto importante, che è l'omologazione. Cioè molti giovani si aggregano ad una linea di pensiero, chiamiamola così, che può essere il mondo del trap piuttosto che qualsiasi altro modello, perché è una moda. Una moda però pericolosa, e questo è il problema. E noi società non possiamo permettere che siano questi i modelli che i giovani debbano seguire, no? Ci ricordiamo anche quello che è successo al piccolo Manuel, bambino di 5 anni che è stato investito dalla Lamborghini, dall'influencer che stava facendo la challenge, che aveva Lamborghini non potendola avere, correva superando i limiti di velocità, era sotto effetto di stupefacenti, fatto una serie di reati messi insieme, adesso non so dove sia, però è stato anche aiutato dai genitori a farsi la vacanza di Ibiza la settimana dopo, i ragazzi seguivano questa persona qui, non va bene, cioè non va bene che ci sia questa tendenza qui, quindi infatti ad esempio tra i miei prossimi progetti, ormai per me è diventato un'urgenza parlare con i ragazzi, e quindi ho intenzione di cominciare ad affrontarlo, cercando, sperando di scuotere anche qualcun altro, perché non sono in tanti che lo fanno. Cosa hai raccolto? Cioè c'è stata qualche altra reazione che ti fanno? Tante domande, poi sono curiosi, li devi scuotere, ripeto, perché una volta che li hai scossi poi facevano domande anche a volte molto interessanti, anche hanno individuato perché Isi dell'ora dell'antica Egitto, cioè fanno domande anche particolari che non mi fanno neanche gli adulti, sono curiosi, hanno tanto da raccontare, hanno anche una grande sensibilità su alcuni temi più della nostra, per esempio sui temi ambientali. Loro sono veramente avanti, loro rispetto all'ambiente, la differenziata, il cambiamento climatico, sono cose che vivono, perché sono nati così, con queste idee, magari hanno tanto da insegnarci su alcuni temi, soprattutto veramente quelli del rispetto dell'ambiente, quindi bisogna puntare su di loro, che sono il futuro. La rivoluzione di Iside, quando avviene, qual è il momento di passaggio? Lo strappo dalla situazione di solitudine, di resilienza, insomma di assenza, no? E poi c'è una sorta di rivoluzione nella sua esistenza. Sì, la rivoluzione di Iside io l'ho provata sulla mia pelle, quindi ho raccontato qualcosa che ho vissuto. Io penso che bisogna raccontare storie che si sentono, no? Non cose troppo lontane da sé. Allora, io mi occupo di volontariato praticamente da sempre. L'ho iniziato con mia nonna, io sono di un paesino della Ciociaria che si chiama Aquino, paese di San Tommaso, quindi non molto distante da qui, penso che alla fine i valori siano simili, no? Quindi forse anche a voi è capitato di partecipare a qualcosa di questo tipo con la famiglia, no? Quindi l'importanza della famiglia. Ho iniziato questo percorso con mia nonna, poi, e che già da bambina, perché se inizi da bambino
lo porti avanti, cioè non c'è niente da fare. Ed è qualcosa che ti aiuta a vivere meglio, ti insegna tante cose. Chi ti ha avvicinato al volontariato? Mia nonna, appunto, lei aiutava persone in difficoltà, gli portava sempre la spesa, gli comprava qualcosa, no? Poi però ho continuato da sola e adesso è proprio la mia vita. Io mi occupo di volontariato praticamente tutti i giorni e quindi mi piace raccontare quella bellezza di donarsi agli altri, di cercare di fare del bene, perché in questo momento difficile in cui ci sono 59 guerre nel mondo, siamo bombardati da immagini di morte, di distruzione e di sofferenza, quello che ci può salvare invece è soltanto una catena di solidarietà, quindi di aiuto, di vedere gli altri che stanno meglio, un po' meglio anche grazie a noi. Vi potrei raccontare infinite storie di questo. Adesso sto per tornare in Ucraina, sono stata due volte a trovare i bambini orfani di guerra a Kharkiv, quindi sono tanti i modi in cui si può aiutare. Però torniamo a Iside, che è un po' meno magari pesante come intanto, idea. Intanto la domanda banale ma spontanea è quanta Claudia c'è in Iside? Beh, sicuramente in questo momento del volontariato subentra molto la mia esperienza, anche perché poi iniziamo, cosa succede? Vedi, Iside assiste a questa scena di violenza, di bullismo, non riesce a reagire in un primo momento, però a questa crisi. Una crisi che la porta a seguire poi l'esempio di sua zia. La sua zia lavora nella Croce Rossa, lei viene attratta da una dei progetti della Croce Rossa che si chiama Iside, come lei, quindi viene attratta, perché a volte il volontariato è anche un po' una chiamata, sì. Arriva in un momento della tua vita inaspettato e tu capisci però che c'è un qualcosa che ti spinge in quella direzione, quindi lei sente, si iscrive a questo progetto della Croce Rossa e va in una casa famiglia mamma-bambino. Questa casa famiglia incontra mamme profughe di guerra di diverse nazionalità che vivono con i propri bambini e loro hanno vissuto un po' situazioni di tutti i tipi, dall'orrore della guerra, la violenza, la tratta di esseri umani, un altro tema molto grave che seguo, e lei, capendo quelli che sono i veri drammi della vita, capisce che invece quelle che a lei sembravano magari cose, no, gigantesche, appunto parlavamo prima, la zip che si rompe del vestito, non è niente, no, rispetto a quello che davvero succede nel mondo. Quindi si sviluppa anche una forma di innanzitutto uscire dall'individualismo, che veramente spesso si è concentrati troppo su se stessi e sulla propria vita, no? Invece uscire da se stessi, dobbiamo fare questo sforzo di cominciare a pensare di essere individui ma all'interno della comunità, come era una volta, quindi il mio bene è anche il vostro bene, perché tutti insieme siamo gli abitanti di Bassano e Teverina, siamo gli abitanti della regione Lazio, siamo l'Italia, siamo l'Europa, poi si può immaginare anche fino ad arrivare ad essere l'umanità. E quindi un messaggio importante è sicuramente quello, tornando ad Iside, quindi conosce queste storie e cura se stessa, il suo malessere, quindi lei grazie a questa esperienza nel volontariato capisce anche che quella è la sua strada, non svegliamo troppo. No, infatti, l'abbiamo detto tanto. Infatti io vorrei fare un passo indietro, perché prima hai detto che questo libro, diciamo, lo hai scritto in un momento in cui la pandemia ci ha portato tutti quanti noi a fare delle riflessioni, perché l'isolamento di Iside era un isolamento cercato, come dire, non determinato da fattori esterni, però invece la pandemia per noi è stato un momento, diciamo, difficile, determinato da un fattore esterno che non potevamo gestire se non seguendo delle regole o comunque rimanendo chiusi in casa, ma anche in noi stessi. Quindi questo libro l'avresti scritto lo stesso se non ci fosse stato questo momento così difficile? Cioè la pandemia ti ha portato a fare delle riflessioni più profonde, hai cercato di andare un po' in profondità, perché mi sembra di capire, Claudia, che a te piace proprio l'idea di indagare all'interno delle relazioni umane.
me ne accorgo da come magari osservi un panorama piuttosto che interagisci con una persona. So, io faccio un altro, sono una giornalista, però è un po' psicologo. Sì, un po' l'attitudine a cercare di cogliere degli aspetti umani anche per trovare un punto di incontro nella relazione, anche nell'interlocuzione. Per cui quello che mi ha colpito di te, intanto l'entusiasmo con cui affronti quello che vedi, con cui ti piace osservare il mondo, eccetera. Però questo libro in fondo nasce da un momento difficile anche per te. Guarda, una bellissima domanda anche questa. Io in pandemia ho fatto un qualcosa di particolare. Sono andata a fare i tamponi ai sospetti Covid. Quindi mi vestivo e uscivo nella piena incoscienza, perché non sapevamo ancora che questo virus era mortale, chissà che cos'è, non si capiva niente ancora. Quindi ripensandoci, no? Ci ho rischiato anche. E lo fai ancora, Claudia, perché tu hai. Abbiamo fatto un piccolo viaggio da Roma a Orte, insomma, un'oretta. Un viaggio piacevolissimo in cui la dominante, diciamo, della nostra conversazione è stata vi racconto la verità, sarebbe stato più semplice tra persone che si incontrano in macchina in un momento di stagione calda, eccetera, magari parlare delle vacanze, parlare, che ne so, della prova costume, vi sto dicendo delle banalità per dirvi che Claudia ha parlato solo per un'ora più o meno della guerra in Ucraina. E tu sorridi, ma questo a me mi restituisce l'immagine di una donna impegnata realmente, perché avremmo potuto parlare di qualunque cosa, della borsa, che ne so, griffata, piuttosto che dei colpi di sole. Voglio dire questo, che Claudia Conte, adesso non è una forma di viaggeria perché sto qui a presentare il suo libro, eccetera, è esattamente quella che leggerete nel libro. Adesso che sia più o meno iside non è importante, è importante cogliere un aspetto che io ho colto ed ho visto reale, cioè il suo impegno nei confronti degli altri, in questo caso abbiamo parlato delle donne in Ucraina, ma potevano essere i bambini di Gaza, qualsiasi cosa, è un impegno reale. Non è un impegno legato alla professione, è un impegno totalmente slegato dalla professione, che poi diventa una professione. Poi perché diventa una professione vincente? La professione è vincente quando l'impegno è reale, Claudia. Questo ho scoperto nella mia esperienza di vita. Cioè, tutto quello che ha avuto un risultato, e anche leggere il tuo libro porta un messaggio importante. Quello che nella mia vita, come nella tua, come nella vostra, sicuramente possiamo fare insieme questa riflessione, può portare un risultato è quando uno ci crede. Credo di aver capito che tu hai un forte impegno vero, concreto, reale nei confronti del prossimo. Grazie. Sicuramente posso dirti questo, noi ci siamo conosciute oggi, nonostante insomma io la seguissi, perché è una giornalista importante, di pluriennale esperienza, quindi le tue parole mi giungono particolarmente gradite e mi fanno continuare con maggiore impegno questo percorso, che appunto è stato, no, la mia carriera, io mi sono fatta da sola, insomma, vengo da una famiglia semplice, un papà poliziotto, vengo da questo paesino della Ciociaria, quindi forse se non mi fossi impegnata così tanto, se non ci avessi creduto, se non fossi stata tenace, perseverante, se non parlassi per un'ora di Ucraina ma delle vacanze, no, non riuscirei a raggiungere quei piccoli risultati che sto ottenendo. Quindi la differenza forse la fa l'impegno costante e l'autenticità, io esatto. Penso poi la gente a casa, esatto. Quello arriva, spero che sia un qualcosa in cui credi, che ti fa bene, cioè per me è un qualcosa che raccontare queste esperienze, cercare di mettere un semino nei ragazzi, penso che sia importante. Infatti ripeto, il tuo libro è la risultante, non è soltanto un romanzo, un racconto, è un esercizio di scrittura che comunque
ognuno di noi piace in ogni caso, sei una giornalista, sei una persona che ha una bella visibilità, però ecco, ripeto, il tuo impegno nei confronti del sociale non è che mi stupisce, mi appassiona molto, perché ho capito che dentro quel libro c'è tanto di te, c'è tanto di Claudia, che probabilmente, come dici tu, a volte nei talk non si dà tanto spazio al pensiero anche della tua generazione, perché lo dicevi prima, pochi trentenni vediamo anche commentare un fatto di cronaca piuttosto che un fatto di, diciamo, di cronaca politica. Noi vediamo esattamente una generazione, che è quella che dicevi, la generazione dei cinquantenni, però non è un caso, non è una scelta, è una decisione, cioè c'è una, evidentemente a monte, una scelta di, non di tenere immagini, ma insomma di limitare, come dire, la presenza e il pensiero della tua generazione. E questo ci dobbiamo chiedere perché. Perché poi noi dobbiamo anche capire, ne parlavamo prima, i bambini non sono rappresentati, gli adolescenti non sono rappresentati, se non in qualche programma che è proprio specifico sul discorso della generazione Z. Però ci chiediamo perché c'è una generazione che ha completamente, mi riferisco a quella dei cinquantenni, sessantenni, che in pratica ha escluso dal dibattito la tua. Non solo dal dibattito, purtroppo, ma spesso anche dai ruoli apicali della società. All'estero a 30 anni sei già amministratore delegato, sei manager, hai una carriera molto affermata. Invece qui a 30 anni sei l'eterno giovane e devi dimostrare tutti i giorni che hai studiato, che se sei una donna ancora di più. Quindi, la domanda che ti faccio, Claudio, c'è la volontà? Sì, secondo me purtroppo sì. Secondo me purtroppo sì, rimangono incollati alle poltrone fino a 90 anni, dobbiamo essere sinceri di come stanno le cose. Non c'è la volontà di accompagnarli. Io credo nel dialogo intergenerazionale, quindi non dico che ci debbano essere solo, no, assolutamente no, però anche, no? Essere insieme, camminare insieme, perché poi ci si aiuta a vicenda. Anche una persona più matura ha bisogno magari dell'entusiasmo, di idee nuove, soprattutto su alcuni temi, di una sensibilità diversa anche dei ragazzi. E quindi perché forse? Cioè, ci dobbiamo anche chiedere il motivo, che spesso i motivi, abbiamo detto, no, sono di menti più alte che ragionano in maniera diversa dalle nostre logiche più umane e più sentimentali e per noi razionali, però per altri magari no. I ragazzi sempre di più non vanno a votare, sì, non guardano la televisione, è un dato reale, e quindi sono esclusi perché non partecipano alla vita sociale. Ma noi vogliamo un paese in cui i giovani non partecipano alla vita sociale, o piano piano li vogliamo riavvicinare, portarli al voto? È importante che si smuovano le cose, no? Mi piacerebbe sentire l'opinione di un maschietto in mezzo. Volentieri, io penso e condivido tutto quello che avete detto, e condivido anche questa, la questione sul fatto che c'è la volontà di marginalizzare alcune voci, e non solo quella dei giovani, ma anche mi viene da dire quella delle donne, perché è molto frequente vedere in televisione tavoli, talk show dove si parla di violenza di genere, di stereotipi di genere, eccetera, e al tavolo ci sono solo uomini e non c'è neanche una donna. È capitato anche a voi. Allora, guarda, hai messo il dito nella piaga, vogliamo chiamarla così, nel senso che questa è una cosa, allora, che mi riguarda talmente da vicino, che io ho praticamente ho presentato un'idea, un progetto in Rai, che sto conducendo un programma che si chiama Le voci delle donne, perché la verità è questa, che il maschilismo nessuno se lo riconosce, diciamo la verità, nessuno di voi signori uomini, no? Si riconosce il maschilismo, però è una realtà che esiste, e quindi no, volevo che continuassi questo discorso. Nel mio programma, in maniera del tutto, come dire, non voluta, perché non mi sento di, sinceramente di dire, però
si parlava, se non sbaglio, di aborto, si parlava di scelta di, rispetto alla natalità e quindi scelta di quel tipo, e rispetto all'aborto in studio c'erano effettivamente tutte presenze maschili. Quindi questo è stato un caso che, insomma, di cui si è parlato, però è una tendenza di cui mi piacerebbe che tu... Dobbiamo essere anche noi, mi permetto di dire, perché anch'io ho un programma sulle donne alla radio, si chiama Cambiare si può, storie di successo al femminile, e invito tutte donne invece, però, perché senza esclusioni, però in questo caso vogliamo parlare dell'empowerment femminile, di quello che manca ancora per raggiungere. Sta anche a noi, voglio dire, no? Metterci, cioè, creare una squadra che lavora per gli stessi temi, non farci sempre la rivalità, la competizione, l'invidia, perché le donne spesso no, hanno pure questo, soprattutto in certi mondi tipo il nostro, e invece fare squadra, ecco, se non ce la danno loro, crearcela tra di noi questa opportunità, no? Certo, però torniamo, ecco, l'abbiamo tolto. No, io volevo fare una considerazione, mi rilascio a quello che tu, Claudio, hai detto prima, cioè che questo libro nasce per andare nelle scuole, soprattutto nelle scuole. Io in realtà penso che questo libro deve andare nelle mani dei genitori più che nelle scuole, nel senso che condividendo tutto quello che avete detto, è vero che c'è un problema di utilizzo di telefonini nei bambini, ma è pure vero che qualche genitore quei telefonini in età giovanissima li compra. È vero, e non voglio sollevare nessuno dalle proprie responsabilità, ma nel caso di Filippo Duretta che facevamo poc'anzi, c'era il disagio di un ragazzo che non è stato ascoltato, che non è stato osservato. Non voglio minimizzare nulla, chiaramente, però purtroppo una disattenzione. Dobbiamo essere lucidi. Noi non possiamo colpevolizzare, per carità, le famiglie degli assassini, eccetera, però dobbiamo essere lucidi nell'analisi, capire che dietro un atto del genere non può esserci il raptus, non può esserci la follia del momento, ma c'è una maturazione che comunque nel caso specifico è avvenuta all'interno di mura domestiche. Quindi la famiglia di Duretta la responsabilità se la deve prendere. Assolutamente. Assolutamente, infatti le parole pronunciate dal padre, insomma, sollevano dei dubbi importanti su come quel ragazzo sia cresciuto. E quindi questo, io volevo semplicemente dire che secondo me questo è un libro che deve andare ai genitori, perché io non sono genitore e non so neanche cosa significhi esserlo, però è come se il mondo andasse troppo veloce rispetto a quelle che sono, posso dire, le abilità che ognuno di noi ha per poterlo gestire, per poter gestire un bambino o una bambina in questo mondo, un ragazzo una ragazza in questo mondo. E quindi, come posso dire, bisognerebbe educare, no, educare così è un po' un termine forte, però quantomeno sì, favorire una cultura genitoriale che renda tutte le persone, insomma, in grado di poter assolvere a questo compito che è fondamentale, però molte volte è troppo complicato da dover gestire. Nella ricerca, Claudia, nella ricerca, ma tu hai all'inizio di questo incontro hai puntualizzato appunto i tre pilastri che devono sostenere l'educazione e la crescita di un ragazzino, però portiamo tutto su un piano pratico e vediamo quanti genitori non trovano una sorta di sollievo, non dalle responsabilità, ma dalla quotidianità, dal sacrificio di comunque prestare attenzione 24 ore su 24, se molti genitori non trovano sollievo affidando al loro figlio questo aggeggio che lo tiene impegnato quel tanto che basta per poi, per un genitore, poter magari dedicarsi ad altro. Perché la verità, poi uno se la deve anche raccontare in maniera anche crudele, è che è lo spirito di sacrificio che manca. Questa è la verità, dal mio punto di vista. Io non sono madre, non ho voluto esserlo, non l'ho cercato questa maternità, però mi rendo conto di essere stata lucida nel capire perché non abbia scelto di diventare madre, perché io non volevo sacrificarmi, molto semplicemente. E allora
guardiamo in faccia la realtà, guardiamo quanto sia, quanto sia ossessiva e affannosa la ricerca di una tata oggi, e rendiamoci conto che quando un genitore ha come priorità la ricerca di una tata a tutti i costi, per carità, per conciliare il lavoro, eccetera, ci dobbiamo chiedere se forse nella piramide delle responsabilità non c'è anche questo aspetto. Cioè, la mancanza di spirito di sacrificio che probabilmente la nonna di Claudia, evidentemente la mamma, o mia mamma, o mia nonna, o Umberto Fusco. Cioè, il discorso è capire questi genitori, ci riferiamo ai genitori della generazione Z, hanno davvero, come dicevi tu Claudia, sentito questo impegno che è per un genitore fondamentale, cioè l'impegno dell'educazione del figlio. No, no, è proprio così, infatti forse la responsabilità è proprio dei genitori della generazione Z, che non sono stati in grado di trasmettere questi valori. Una volta avevamo i nonni, che nel mio caso a me hanno cresciuto i miei nonni, e loro invece ce l'avevano ben chiari, lo spirito di sacrificio, venivano da un momento storico difficile nel dopoguerra, quindi dovevano ricostruire questo paese. Forse oggi abbiamo tutto, no? E quindi quando hai tutto non dai importanza a niente. Speravo io che dopo la pandemia, no, ci fosse un po' questo anno zero, come un po' il dopoguerra, che ci fosse un'Italia da ricostruire. Forse non è bastato neanche quello. Speriamo che non ci debba essere qualcosa in più, però siamo positivi e speriamo invece che appunto ognuno dentro di sé possa avere questo, riattivare il senso di responsabilità nei ragazzi. Claudia, vogliamo sentire invece se c'è qualcuno, ecco, per esempio, che ha qualche curiosità rispetto al libro, rispetto all'esperienza di Claudia. L'esperienza di Claudia, ripeto, è un'esperienza molto interessante, perché allora, il lavoro del giornalismo è interessante per definizione, perché è un lavoro che ti porta a contatto con le persone, ti porta a indagare nell'animo umano e tutto quanto, però c'è quella parte di Claudia che secondo me è ancora più interessante, che è l'impegno sociale. Quindi vi chiedo, c'è qualche curiosità rispetto al libro, rispetto a quello che è l'impegno di Claudia nel sociale? Abbiamo parlato dell'impegno in Ucraina, però poi Claudia si occupa di donne, si occupa di bambini malati oncologici, ne parlavamo anche in macchina. C'è tutto un mondo in cui Claudia si immerge completamente, sottraendo, secondo il mio punto di vista, tanto tempo a quello che invece sono le tante attività, come dire, forse più leggere, che le ragazze della sua età, le donne della sua età invece privilegiano. Vogliamo sentire se c'è un prenotato. Vieni. Con noi. Prego. No, si accomodi. Grazie. Innanzitutto complimenti sia per l'impegno vario, diciamo così, e intenso. Diciamo che di spunti di riflessione ce ne sono fin troppi, nel senso, si è parlato di un'ora e mezza, si è tirato fuori una quantità di argomenti sui quali ci vorrebbero mesi per riflettere. Io, soltanto due paio di puntualizzazioni. Avete presente, non so se lo conoscete, il film La meglio gioventù? C'è una frase che il professore universitario dice a Locascio, che è studente di medicina, che dice: vai via da questo paese, perché questo è un paese da distruggere, abitato soltanto da dinosauri. E lui disse: ma allora lei perché rimane? Dice: ma che c'entra, io sono uno di quei dinosauri. Quindi questa problematica non è attuale. Ecco, quello che volevo dire, cioè il problema dei gap generazionali c'è sempre stato ed si è acuito sempre di più dal dopoguerra ad oggi, perché ovviamente fino al dopoguerra, e lì è stato lucidissimo Pasolini nel rendersene conto e preconizzando quello che sarebbe successo dopo, i ritmi di cambiamento erano più lenti. Cioè nel 1945 si viveva più o meno come si viveva nel 1900. Già mia madre, che è nata nel 22, che è morta nel 2022, si è vista passare sotto il naso, boom, sempre più velocemente tutto quanto. Quindi, dicevo, i gap generazionali ci sono sempre stati. Diventa sempre più difficile gestirli, proprio perché la velocità del cambiamento
e diventa sempre più difficile risolvere le problematiche, proprio perché veniamo travolti da un sistema che a monte, molto più in alto di noi, lavora contro, cioè lo smartphone in un certo senso è stato inventato apposta per i bambini, i giovani, ma anche gli adulti. Infatti le big tech si sentono in colpa di questo. Meno male. Lo sanno benissimo che hanno responsabilità. Ma interessano questi. Ma insomma, ma anche diventa difficile anche la gestione. Io pure mi sono stupito. Io ho comprato il primo cellulare nel 91 perché doveva nascere mio figlio. E a mio figlio gli ho dato a 10 anni un cellulare di quelli normali, eccetera. Tempo fa vedo uno che aveva un bambino di 2 anni, questo col cellulare, però non darglielo diventa pure un problema, perché per quel discorso dell'omologazione, però non può non dare il cellulare a un adolescente, era come mio padre che non voleva mi mettessi i jeans, scusate la prima bestia, no. Per mio padre i jeans erano una cosa mostruosa da portare. Ma vanno accompagnate, no? Dicevo, la responsabilità dei genitori, io purtroppo sono un genitore e pare che abbia fatto tanti errori, però ragazzi che compivano gesti estremi, ci stavano anche all'epoca mia, il fratello di un mio amico, un compagno di classe, un giorno ha preso e si è sparato. Senta, non erano queste cose che conosciamo tutti, pubblicizzate, la sindrome, quella del direttore del genere, però intanto succedevano uguale. Non pensa che c'è stato un aumento? Sì, dico, è diventato tutto esponenziale, però è diventato tutto sempre più difficile da gestire. I meccanismi sono sempre gli stessi, il gap generazionale, i genitori che non capiscono i giovani, il mondo che viene, sempre ci stanno appunto i sessantenni, non io, che comandano e i giovani che non entrano nel mondo del lavoro. Magari i sessantenni, qui parliamo di sessantenni. Ma da sempre, no? Dico da sempre, cioè voglio dire, i dinosauri di cui parlava, e quello lì gli diceva quella frase nel 1964. A me me l'ha detta un professore poco prima della laurea. Immaginiamo se con l'intelligenza artificiale, con la sanità che io uso, nonostante sia che arriveremo magari a raggiungere i 120-130 anni, quindi i dinosauri saranno ancora più longevi. Però voi, per i giovani non ci saranno però mai. Però voi stesse, sarà i giovani a 60 anche anni. Il discorso della condizione femminile. Voi stesse dimostrate che le donne ci sono. Ci sono le donne, c'è un aspetto secondo me grazie per la sua riflessione, c'è un aspetto che dobbiamo tenere conto, c'è una parola che non ci piace e dobbiamo riconoscerla e si chiama vecchiaia. Noi nella nostra società la vecchiaia è una bestemmia, questo è anche un aspetto da analizzare, cioè quando diciamo che non ci viene dato spazio ai trentenni, perché la verità è che a nessuno piace invecchiare. E quindi c'è il settantenne che si sente cinquantenne, il sessantenne che si sente quarantenne, e quindi c'è una generazione che viene esclusa. E poi i figli si fanno anche sempre più tardi, esatto. Quindi questo è un altro motivo. Prima anche a 20 anni, no? I nostri nonni, adesso si vanno a 40. Cioè, si fa la preservazione della fertilità per poterli avere anche a 50, è ovvio, esatto. Che questo gap aumenta anche perché aumenta anche la differenza di età tra i genitori e i figli. Quindi vabbè, i temi sono tanti, veramente. Speriamo di aver, come dire, seminato qualcosa, porterà tutti quanti a indagare un pochino di più. Umberto, vogliamo che ci dedichi una tua, insomma, rispetto a quanto ci siamo detti, rispetto a la conoscenza che hai di noi, ci aspettiamo che tu possa tirare le somme di questo incontro. No, credo che il sindaco tira. Sì, no, sicuramente stavo partendo nella parte, come dire, da te, che sei un po', insomma, il nostro trade union, no? No, assolutamente, non è la prima. Mi fa piacere che abbassano il tenere, insomma, abbiamo un assessore e un sindaco giovani, esatto. Che quindi possano anche cambiare. Non l'assessore. No. Ecco l'assessore. È giovane. Abbiamo ben da sperare. Poi il sindaco ha cominciato giovanissimo. Esatto. Allora il sindaco vuole fare un saluto? Sì, io brevemente proprio un saluto, intanto un ringraziamento per aver organizzato questa cosa a Bassano in Teverina, ci fa molto piacere ospitare, saluto tutti gli amici presenti, le autorità presenti, saluto voi, insomma, che avete ben spiegato alcune tematiche così importanti. Ecco, alcune veramente riflessioni, il tema
del sacrificio e della responsabilità rifugge un po' anche dai nostri giovani, lo dico da persona che è stata eletta a 24 anni sindaco, nessuno mi ha tirato fuori, ma mi è cambiata la vita, certamente non ho fatto più la discoteca, non sono andato più in giro così, non ho fatto più quello, non ho fatto più quell'altro, perché la vita è cambiata, e poi così è cambiata mano a mano nelle varie esperienze che ho avuto, vedo qui insomma persone che da giovani ricoprono incarichi, credo che la vita sia cambiata anche a loro. Ecco, delle volte non c'è questa disponibilità nel cambiamento e nell'assunzione della responsabilità, ma questo insomma credo che vada un po' rivisto in una società che non solo per i giovani ma riguarda un po' tutte le fasce, la responsabilità è un elemento che va, è poco ricercato e poco praticato anche dai coloro i quali molto spesso la dovrebbero esercitare. Ecco, a prescindere da questo credo che mi ha colpito molto leggendo il libro qualche giorno fa il riferimento al servizio civile, lo dico perché è un elemento che è stato, non è stato insomma richiamato, ma che ritengo come amministratore pubblico vada invece richiamato. Io ho visto nell'esperienza anche locale, ma non solo qui, direi in tutta la provincia, ma l'esempio di Bassano è stato un elemento emblematico. Giovani che erano lontani magari anche dalla cosa pubblica o dall'interesse del territorio o da quello che riguarda le prospettive anche di un piccolo comune come il nostro, trovandosi a doversi impegnare appunto proprio come lavoro a magari l'apertura dei monumenti, il dopo scuola per i bambini, la biblioteca da dover tenere aperta, è scattato e ho visto un attaccamento e un interesse verso diciamo dinamiche che invece erano relegate a un mondo che ormai andava scomparendo, che apparteneva solo a gente da 40, 50 in su. Ecco, quindi questo credo che sia uno strumento efficace, come tutti gli strumenti di partecipazione vera dei giovani, perché molto spesso poi siamo chiamati a vedere questi giovani come marionette che tutti noi sbandieriamo, sì abbiamo coinvolto i giovani, sì abbiamo, dopodiché decidiamo noi e abbiamo coinvolto i giovani. Quindi credo che processi di vera partecipazione, di vera responsabilizzazione, di vero coinvolgimento, e il servizio civile è uno strumento preziosissimo da questo punto di vista insieme al volontariato, ecco, credo che vadano non solo diciamo sostenuti dalla pubblica amministrazione, ma vadano effettivamente incentivati e facilitati per l'accesso, perché effettivamente richiamano a un mondo che è più vicino a quello che realmente accade nelle nostre comunità locali e richiamano a un rinnovato impegno anche civico dei nostri ragazzi, che non si devono sentire subalterni a chi li ha preceduti, ma devono giustamente portare il loro contributo in modo fattivo, reale, concreto, non astratto, rispetto a una realtà che è quella che oggi viviamo e che necessita sempre di più di impegno reale dei giovani, di un impegno soprattutto propositivo, concreto e consapevole, insomma, di tanti ragazzi che, viva Dio, vedo che si stanno approcciando alle varie realtà sociali, politiche, economiche della nostra comunità. E questo è... Sentire la dottoressa, la invito a raggiungerci, perché intanto siamo molto colpite dal suo ruolo. Grazie. Vorremmo anche insomma avere una sua impressione su quanto ci siamo detti, perché poi ci piace sempre da giornaliste poi alla fine tirare un po' le somme di quello che abbiamo scritto, letto e raccolto, no? All'interno di un incontro come questo. Grazie a tutti, grazie Claudia per insomma le preziose parole. Sono stati toccati tantissimi temi e ci sarebbe da dire molto. Quello che voglio dire è che sicuramente oggi si sente parlare di crisi politica, crisi economica, ma penso che dietro a queste crisi cosiddette sovrastrutturali ci sia sicuramente una crisi di valori, ed è questo che è emerso proprio dai discorsi che sono stati fatti. E i valori da dove passano? Cioè, traendo un po' le fila di tutto quello che è stato detto, i valori passano dalla famiglia, dalle istituzioni, dalla scuola, e anche appunto da quello che purtroppo oggi è lo strumento che viene più di tutti distorto, che è quello dei social. Quindi questo mi porta a dire che poi ciascuno di noi, in qualità di genitore, di
persona appartenente alle istituzioni, di uomini e di donne, dobbiamo fare la nostra parte. E la nostra parte è appunto scegliere quella di preservare quelli che sono i valori che oggi fanno parte del bene e che troppo spesso poi vengono in qualche modo associati a valori di debolezza. Cioè, oggi mi rendo conto che alla fine è molto più facile mandare a quel paese una persona per strada piuttosto che dirle ti voglio bene. È molto più facile scegliere l'indifferenza rispetto all'aprirsi e appunto aiutare l'altro. E secondo me è proprio quella linea di bene che dobbiamo cercare tutti quanti di perseguire, in modo tale anche poi da essere di esempio per qualcun altro. Grazie, grazie. La linea del bene è la linea di demarcazione che tra la solitudine ricercata di Iside e poi invece la rinascita, perché Iside poi ha cercato nel fare del bene, ha cercato poi anche una rinascita personale, interiore. Umberto, tocca a te. Al procuratore, sì. Prego. Volevo far concludere, procuratore, venga, io volevo far concludere le istituzioni. Però... Buonasera, innanzitutto, non avendo purtroppo letto il libro ed essendomi superficialmente basato sul titolo, credevo si trattasse di qualcosa di più esoterico, invece ho scoperto che è un'immersione nella realtà fenomenale, perché insomma conoscevo l'intelligenza dell'autrice e quindi su questo non avevo dubbi. È veramente un'immersione alla realtà, e visto che c'è stata questa profonda immersione nella realtà, da questa miriade di stimoli che sono stati lanciati ne raccolgo un paio. Il primo sul ruolo, si è partiti dal ruolo di questo attrezzo dello smartphone, e leghiamo questo attrezzo invece alla questione della pandemia, perché appunto sono state prese le mosse del dibattito. Possiamo immaginare la gestione della pandemia senza questo strumento? Cioè, per come la conosciamo, tutte le normative vincolistiche, le restrizioni, le chiusure, sarebbero state minimamente immaginabili in un mondo senza smartphone, dove non sarebbe stato possibile somministrare istruzione, non sarebbe stato possibile arrivare in tempo reale con le notizie, con i bollettini, con tutto ciò che ha costituito la narrazione della pandemia alla popolazione. So che è un tema molto divisivo, quindi insomma non voglio aprire questo dibattito sul punto, però è uno stimolo che va raccolto, quindi è uno strumento che in qualche modo preforma la realtà e soprattutto ha preformato i giovani, perché quello che mi ha colpito riguardo al problema dei giovani proprio nel periodo della pandemia è stato il fatto che coloro che si sono meglio adattati al regime diciamo così giuridico che abbiamo vissuto sono stati proprio i giovani. Cioè, io ho un'esperienza fenomenologica legata ai miei figli, vedevo che loro erano molto più disposti ad accettare determinate restrizioni di quanto non lo fossimo noi adulti. Poi chi più chi meno, chi si è adeguato in maniera diciamo così totale. Però invece... dottore, i dati ci dicono una cosa che è assolutamente diciamo oggettiva, è che i giovani sono quelli che hanno pagato poi di più gli effetti della pandemia. Questo diciamo è cioè, l'altra faccia della medaglia, è evidente. Nella resilienza che lei giustamente individua, poi c'è l'effetto è qui che è il punto, che non è stata resilienza, è stato un diciamo così un atteggiamento culturale, mentale, psicologico che il giovane aveva già in sé dovuto all'utilizzo di questo strumento e dovuto alla mancanza di quella, la dottoressa l'ha chiamata mancanza di valori, io la chiamerei mancanza di legittimazione, perché qui veniamo al secondo punto che sta nell'abuso che oggi c'è al concetto di legalità, no? Noi oggi ci riempiamo sempre la bocca, dobbiamo recuperare legalità, ma che vuol dire legalità? Questo è il punto di fondo. Legalità non può essere il rispetto astratto e formale della norma, non è questo, perché noi sappiamo bene da un dibattito enorme che c'è stato ai primi del Novecento tra due giganti, anche se in un caso almeno controversi, con Carl Schmitt e Hans Kelsen, nel quale si poneva questa dicotomia tra legalità e legittimità. Cioè oggi è un mondo che evoca legalità ma poca legittimità, e anche in questo atteggiamento dei giovani è mancato
atteggiamento di legittimità, per usare il termine Cashmere, in questo caso non tanto in senso giuridico quanto in senso un pochino più valoriale e filosofico. Questa è la ragione per la quale oggi i giovani sono così esposti, diciamo così, al nichilismo che stiamo in qualche modo vivendo. È inutile lamentarsi di mancanza di valori, la nostra è una società postmoderna, ha azzerato gli idoli, non esistono più idoli, non ci sono le istituzioni, non c'è più la famiglia, non c'è più la religione, siamo in un'epoca, diciamo così, post-metafisica, no? Come la chiamano spesso i filosofi, quindi è inutile andarsi a rammaricare di questo. Il secondo spunto, e concludo per non essere pedante e noioso, lo raccolgo invece dalla dottoressa quando diceva, cadendo in un'apparente contraddizione, no? Però non è tanto una contraddizione, è un spunto dialettico. All'inizio ha detto che bisogna richiamare la famiglia di Toretta alle sue responsabilità. Attenzione, perché questo è un atteggiamento tra virgolette pericoloso, perché cade un po' nel positivismo, cioè nel fatto di pensare che ogni condotta umana è una condotta preformata dalla società. E quindi qual è l'esito di questo atteggiamento che è filosofico e giuridico? È la deresponsabilizzazione della persona. Perché se, è certo, perché se noi diciamo che ogni comportamento deviante, che sia o meno reato, è il prodotto del contesto sociale dove siamo vissuti o della famiglia, stiamo deresponsabilizzando il suo autore. Questo è inutile, cioè è così. Però deve esserci un invito alla responsabilizzazione. Esatto, per questo ho parlato di tensione dialettica. D'altro canto si è detto, richiamando le parole, diceva prima la dottoressa, del ministro, no? Bisogna recuperare l'idea del bene e del male, questo è un atteggiamento tipicamente retributivo, cioè responsabilizzo la persona e la punisco per la sua responsabilità. È nella tensione tra queste due polarità che in realtà sta la soluzione di molti problemi. Io capisco per esempio che a livello mediatico bisogna insistere molto sulla positivizzazione dei problemi, perché sennò si farebbe solo cronaca giudiziaria, non si farebbe analisi. Però stiamo sempre attenti, perché oggi tendiamo a vedere in ogni devianza, in ogni reato, un prodotto di un qualche cosa che sta sopra l'uomo. Il reato è il prodotto dell'uomo, la cattiveria esiste, le devianze esistono, assolutamente. Cioè l'uomo non è più buono oggi di quanto lo fosse, o più cattivo oggi di quanto lo fosse prima. Per cui per capire anche molto i comportamenti bisogna, a mio parere, saper distinguere bene quella che è la devianza sociale, e anche perché poi empiricamente noi vediamo che soggetti calati nelle stesse realtà sociali, nelle stesse realtà familiari, reagiscono in modo molto diverso, quindi questo è un forte argomento a favore della responsabilizzazione individuale. La soluzione di questo, dei problemi, sta nella responsabilizzazione individuale. Quanto più saremo responsabili, tanto più, diciamo così, avremo la speranza di superare questo momento di nichilismo generalizzato e di quella, diciamo così, tendenza che a me piace condensare nel titolo di un grande romanzo dei primi del Novecento, molto illuminante, che era I Sonnambuli. Non so chi ha letto la trilogia di Herman Brock, la società, no, la fine dell'impero guglielmino, l'incipit della Repubblica di Weimar, questa tendenza sonnambulistica che noi oggi stiamo tutti, secondo me, vivendo. Grazie, grazie. E allora, senatore Fusco. Sono onorato di chiudere un breve saluto e ringraziamento, perché essendo promotore di questo libro che ha appena commentato, e ringrazio Claudio Conte, ringrazio Vittoriana, ringrazio il sindaco, il procuratore, direttore della Dicosi di Viterbo e tutti voi, perché credo che questo tavolo che è stato fatto questa sera, in poche ore, giusto Alessandro, credo che questo ci dà coraggio di poter continuare, perché se vogliamo cambiare, invertire qualche cosa, questa è la strada giusta per poter fare in modo di colloquiare e parlare con la gente. Claudio diceva di fare incontri con i giovani, dobbiamo aumentare, credo che stasera noi lanciamo un messaggio, abbassamenti Verina inizia un comune stupendo, straordinario, gestito bene, ringrazio l'amministrazione a capo di Alessandro. Siamo stati a Vitorchiano oggi, un passaggio veloce per vedere le bellezze di Vitorchiano, ma dobbiamo continuare, perché grazie al loro impegno, Claudio, Vittoriana, tutti i giornalisti, un libro così eccezionale, che non è la prima volta che ascolto il commento di questo libro, credo che dobbiamo continuare, e spero che adesso abbiamo il periodo di ferie, di agosto, credo quanto a settembre cominciamo a pensare. Bassanetti Verina ce l'ha messa, noi lanciamo un messaggio a tutti gli altri comuni di poter fare in modo di poter dare ai loro cittadini, ai loro giovani,
qualcosa di diverso per fare un cambiamento bello. Grazie Claudia, grazie Vittorio, grazie a tutti, grazie a tutti voi. E scusate se ho chiuso, mi piaceva così ringraziare. Grazie, grazie Umberto. Claudia, cosa dire? Noi dobbiamo ringraziare queste persone che hanno ospitato 35 gradi, credo, minimo, di questa giornata. E quindi insomma a te il saluto finale. Grazie a tutti, credo davvero sia stato un interessante dibattito, ecco, a questo, per questo nasce questo libro, per dialogare tutti insieme, per riflettere tutti insieme sul contributo che ognuno può apportare per migliorare, no, le cose che non vanno. Non è retorica, secondo me dobbiamo tutti pensare questo, la mattina quando ci svegliamo, cosa posso fare oggi per rendere il mondo più bello? Magari sono un utopista, che penso sempre che, però le utopie servono anche a quello, l'utopia è come l'orizzonte, no? Forse non lo raggiungeremo mai, ma ci aiuta a camminare sempre di più. Allora, quindi grazie a tutti per essere stati qui con noi e a presto. Allora, che non aveva sogni, ma Claudia sì.